Mentre sul personale sanitario si sta proseguendo lo screening sierologico e la campagna di vaccinazione in collaborazione con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della USL Umbria 2, l'ospedale di Terni ha registrato negli ultimi giorni altri 3 casi di morbillo che non interessano il personale sanitario. 2 cittadini sono ancora ricoverati nella clinica di malattie infettive, ma in via di miglioramento, mentre per l'ultimo caso, riscontrato la notte scorsa, non è stato necessario il ricovero. Al momento, su 280 prenotazioni ricevute, spiega il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Terni, Sandro Fratini, sono stati effettuati 170 prelievi immunologici. Al momento, su 280 prenotazioni ricevute, spiega Sandro Fratini, direttore sanitario dell'azienda, sono stati effettuati 170 prelievi immunologici, circa 20 al giorno, per la verifica dello stato di immunità al morbillo di quegli operatori che non erano stati già vaccinati e non avevano certezza di aver contratto la malattia. Solo 6 al momento sono risultati non immuni al virus, ma è importante non abbassare la guardia, in particolare per tutti quei sanitari che operano in reparti delicati come l'oncologia, la rianimazione, la nefrologia e sono quindi a stretto contatto con pazienti immunodepressi e particolarmente vulnerabili, che lo ricordiamo per le loro particolari condizioni di salute non possono essere vaccinati e per i quali va quindi scongiurato ogni possibile contagio. Per prevenire e contenere la trasmissione dell'infezione in ambito ospedaliero a tutti gli operatori che non risultano immuni al morbillo, la vaccinazione è offerta attivamente e gratuitamente dagli operatori di igiene e sanità pubblica della USL Umbria 2, che somministrano i vaccini nella sede del servizio e all'ospedale stesso.